Lo scorso weekend si è tenuta a Calliano la 36esima edizione della Sagra dell'Agnolotto d'Asino. Organizzata da Proloco, Comunità Collinare e Comune, ha visto una partecipazione senza precedenti. Sono state servite oltre 25.000 porzioni di agnolotti, oltre ai salamini e allo stufato rigorosamente d'asino. Noi siamo stati a Calliano domenica scorsa. Anche questa sera, che è l'ultimo giorno, il terzo giorno della Sagra dell'Agnolotto d'asino, qui a Calliano c'è ressa alle casse, quindi non possiamo che essere soddisfatti, vero? Beh, sicuramente sì, anche quest'anno, anche per la terza serata, si vede che i nostri agnolotti sono un piatto molto prelibato, perché abbiamo già iniziato col venerdì sera, che è stata una serata positiva, diciamo, rispetto agli altri anni è andata molto bene. A sabato sera anche è andata molto bene. Oggi a pranzo non ci possiamo lamentare e stasera è l'inizio della serata, a quanto pare c'è parecchia affluenza, quindi vuol dire che il nostro prodotto funziona sicuramente. È stata di nuovo un'edizione ricca di soddisfazione per noi e la gente continua a venirci a trovare. Per noi, ripeto, è un segnale di qualità, di bontà del prodotto e quindi ci fa enormemente piacere. Quanti agnolotti avrete servito in questi giorni, grosso modo? Adesso qui andiamo su dei numeri parecchio alti, saremo, non so, sulle 30.000 porzioni. Ecco. Questa è tutta un'attività ovviamente basata sul volontariato, per cui anche gli introiti di queste giornate saranno utilizzati per la collettività. Quali sono i vostri programmi? Beh, sicuro. Noi adesso, calcolando che ieri sera eravamo circa 60 persone a lavorare, tutti questi stiamo lavorando chiaramente per il nostro paese. Dobbiamo dare dei contributi all'asilo che ne ha veramente bisogno, aiutiamo la Chiesa, aiutiamo parecchia gente, quindi questi soldi li devolviamo sicuramente a gente che ne ha bisogno. Questo lo facciamo col cuore per mantenere il nostro paese più in alto possibile. Ecco. Cerchiamo appunto di attirare anche i giovani proprio in funzione di allevare nuove leve perché la Proloco possa continuare a vivere e a farsi conoscere, non dico in tutto il Monferrato ma anche in tutto il Piemonte. Non osiamo andare a dire in tutta Italia perché siamo ancora troppo piccoli, però l'appetito viene mangiando. Ecco, qual è il vostro compito specifico qui alla Sagra dell'Agnolotto di Calliano? Allora, noi questa sera serviamo i salamini e altre sere invece possiamo anche distribuirci ai dolci. E qui i salamini ormai è da quasi tre anni e mezzo sì che siamo in questo settore e ci piace molto e tutti gli anni continuiamo a venire sia alla Sagra di giugno che quella di agosto. Abbiamo parlato del grande affiatamento che c'è in questa Proloco e si punta soprattutto su voi giovani. Sì, diciamo che essendo già qua da tanto tempo, cioè abbiamo una certa esperienza e già da piccolini venivamo a mangiare qua e quindi abbiamo subito deciso di venire qua anche ad aiutare a servire. Ecco, quanti siete voi ragazzi? Ma noi giovani siamo una decina e cerchiamo sempre di aiutare, di fare il nostro meglio. A voi piace comunque anche il contatto col pubblico perché ho visto che distribuite i salamini? Sì, certo, cerchiamo di far di tutto per essere sempre gentili e sempre cortesi. Ecco, dopo questo appuntamento voi siete già in prospettiva, state già pensando alle altre manifestazioni qui di Calliano? Eh sì, perché noi adesso finiamo questa sagra qui e poi l'ultima di agosto ribissiamo con gli stessi prodotti, si chiama poi Sagra dello Stufato ma in realtà daremo di nuovo gli stessi prodotti, quindi agnolotti d'asino, stufato d'asino, salamino d'asino, anche perché ci riteniamo umilmente forti su questi piatti e quindi è giusto spingere su questo nostro punto di forza. Quindi non possiamo che ringraziare tutti praticamente. Sicuramente sì, voglio fare un grosso ringraziamento a tutti quelli che ci danno una mano, anche perché veramente ci diamo l'anima.